Soffia un vento a Parigi stasera, un vento che vento non è. Sono mille sospiri di amanti perduti così come noi. Sono frasi d'amore pensate, ma dette soltanto a metà. Joseph Raison fu Marcel. E suo marito, vero signora? Sì, è mio marito. Ma Joseph non può aver fatto una cosa simile. È un uomo onesto, lo chiedo a tutti. È il primo meccanico al reparto montaggio della fabbrica qui a Javel. Guadagna bene, non è possibile. Lei si sbaglia. Temo purtroppo di no. Dov'è? Voglio vederlo. Sono venuto appunto per condurla da lui. Vengo subito. Le bambine, fra mezz'ora escono da scuola. Ah, non ha nessuno a cui lasciarle? Ho una vicina, la signora Lussac, ma in questo momento è fuori. Beh, l'ispettore l'attenderà, pregandola a nome suo di tenere le bambine. Grazie. Ma non ditele. No, no, lui dirà che suo marito non si è sentito bene in fabbrica, allora vada a prepararsi, signora, vada pure. Come sta, dottore? Ma... parla? Una sola parola. Monique. Forse il nome della moglie o di una figlia. Senti, sì. Telefona a Luca. Ci dovrà essere sempre qualcuno di voi qui, pronto appena parla a interrogarlo, eh? Certo. È l'unico filo che abbiamo per arrivare a Fernand. Tienimi informato, io per almeno un paio d'ore sarò in casa Raison. Bene, arrivederci. Ci penso io. Si sta bene a pancia piena, eh, Gustave? Che ne dice Don Debonnet, comandante? A me fa da digestivo e lei da aperitivo. E perché no? Quelli sì che vanno a farsi un bel pranzetto. Buongiorno. Ognuno fa il passo secondo la gamba, amico mio. Buongiorno, Gustavo. Buongiorno. Come mai c'è tanta polizia nel quartiere? Succede qualcosa? Possibile che non conosca il comandante? Prende un concetto con noi? Non succede niente, signorina. Si tratta della solita routine del servizio. Controlli, formalità... Beh, meglio così. Capirà, non è da molto che io abito qui. Beh, Gustave, se qualcuno mi cercasse... Certo, signorina. Gli spiegherò come trovarla. Grazie. Arrivederci, Gustave. Agente.
Senti un po', Gustave. L'hai fatta vedere questa foto? Ah, se la può pure riprendere, tanto questo qui non lo conosce nessuno. No, no, tienila, tienila, lo cercano ancora. E l'altra piuttosto? Quale altra? Ma come, quella che ho distribuito ieri mattina, no? Stai a vedere che mi sono dimenticato di dartela. Questa. Ma il signor Richard... Ho messo qui dentro i vestiti e le scarpe di Raison. È la roba che mi ha detto. Va bene. Senti. Dai questa a Merce. Speriamo che la scientifica trovi qualche cosa di utile. Va bene, capo. Io non ne posso più, vado a casa. Cosa facevi lì? Spiavi? Spiare io, signore. Guardavo cosa faceva lei in casa mia. Casa tua? Ah, tu sei la figlia della signora Raison. Sì, mi chiamo Monique Raison e questa è la mia sorellina. Uh-huh. Avete finito di ficcare il naso in casa nostra? Finito, sì, finito, signorina. Sì. Monique, ma Louis desidera? Sono le figlie della signora Raison? Sì. Ah. Desidera? No, niente, scusi. Ma volete chiudere quella porta? Fa un freddo cane. Porta dentro le bambine, c'è qui. Desidera? Niente, niente. Allora, permette? Prego. Polizia! Polizia! Uff, ancora! Permesso? Avanti! E chiude la porta! Posso rificarmi sotto? È proprio una persecuzione. Stanotte mi cacciate via dal boulevard, adesso... Si tranquillizzi, signorina, si tranquillizzi. Non sono della buon costume io. Beh, allora perché? Così, per fare due chiacchiere. Le va? È molto che sta qui. Da quando sono tornata da Canda, a ottobre. Faccio sempre la stagione a Cannes, ma quest'anno gliela raccomando. Una vitaccia, eh? Scusi, è sposata? Eh sì, ma quando mi ha infilato l'anello al dito ha preso il volo. Ah, capisco, capisco. Anche mia moglie, sa, è... No, anche lei ha preso il volo. Già. Si vede che abbiamo sposato due uccelli? Ma lo so che sei simpatico. No, no. Senta, signora, permetta che mi segga. Il ladro arrestato è morto senza aver parlato. Non c'è nessuna traccia della banda assassina. Fernand è ancora introvabile. Il commissario Maigret ferito dichiara che vuole andare in pensione. Questa è un'indiscrezione del nostro Kernavel. Piacerebbe al dottorino.
Dottorino? Sì, sì. Ma di chi parla? Di chi parla? Del signor sostituto del signor procuratore, quello che ha organizzato la caccia grossa ai Champs-Élysées. Non saremmo rimasti con un pugno di mosche in mano se mi avessero lasciato qualche uomo in più. Deve venire da lui questa notizia del mio ritiro in pensione. No, no, no. No. Lo ricordo anch'io, sai. L'hai proprio detto di volerti ritirare. Sì, quando? A Bergerac, quando avevi al collo l'altro braccio. Ah sì? No. Ah sì? Ma lo dissi solo a te. Anzi, te lo riconfermo. Si vede che le ferite alle braccia mi fanno venire una gran voglia di starmene tranquillo, di ritirarmi in campagna. Ma adesso c'è questa storia da risolvere e non c'è ancora un barlume di luce. Raison è morto, l'unico che poteva parlare. No, no, no. No, no, non ti muovere, vado io. Vai, stai. Pronto? Sì? Sì, casa Maigret. No, no, sta riposando. Ah, ho capito. Sì, vabbè, vabbè, scusi, aspetti un momento. Le fumelle. Dice di avere scoperto dove ha abitato quand'è fino alla notte in cui è stato ucciso. La giacca! Dammi la giacca. Ma cosa fai in braccio? Fa niente, dammi la giacca, dammi la giacca, ti prego, dammi la giacca. Oh, Gatto? La Pen, prego. Sì, cioè coniglio, ma se fosse gatto? Non c'è proprio confronto fra lei e il suo collega. Ma perché l'ha mandato di là? Lo conosce lei, il suo vicino? Chi, lo svizzero? Come fa a sapere che è svizzero? Ho lavorato in Svizzera 3 anni fa. Facevo l'entraîneuse in un locale di Ginevra. Poi mi hanno tolto il permesso di soggiorno. Suppongo che da quelle parti non piaccia la concorrenza. E le ha mai parlato? È venuto qui? Sono andata io da lui, una volta sola. E l'orologio? Il padrone ha detto che lei l'altro ieri gli ha dato l'orologio per farlo riparare. Ma lei adesso ce l'ha al polso, il signor Richard non è ancora ritornato, dunque è entrata nella sua stanza almeno una seconda volta. Avanti su, dica la verità. E va bene. E mi ripeta tutto dal principio. Lei l'altro ieri lo ha visto rientrare qui. Eh? Che ora era? Mancava poco alle 3. È sicura? C'era anche il padrone? Ha da fare oggi la polizia. Sa se sua moglie me l'ha stirata la biancheria? Credo di sì. L'ha vista salire con un fagotto in mano. Ah. Buongiorno. Buongiorno, signor Richard. Salve, signor Richard. La sua chiave è lì attaccata. Grazie. È una persona a modo, quella. Ah, sì, sì. È più di un mese che è qui e non ha mai dato noia a nessuno. Se ne sta quasi tutto il giorno in camera sua, seduto davanti alla finestra a leggere o ad armeggiare con i suoi francobolli. Ah, ma non hanno proprio pace oggi. Ci credo con quello che è successo. Ha letto il giornale? No. Venga. E adesso anche il signor Maigret avrà il suo da fare.
Avanti. Disturbo? No, no. In cosa posso essere utile, signorina Olga? Il mio orologio va indietro. Lei che è così bravo, potrebbe darci un'occhiata. Ah, beh, perché no? Se me lo lascia. Che dice, sarà sporco? La molla funziona. Beh, vedremo, eh. Un bicchierino di kirsch? Oh, no, no, per carità. Chissà quanti ne dovrò bere prima di domani mattina. Beata lei che sta qui a riparo. Deve essere un pigro, lei. Sì. Dicono così. Beh, per ora grazie, signor Richard. Arrivederla, signorina Olga. Arrivederla. Ecco, così. Dice che gliel'ha visto fare appostandosi al buco della serratura. Ma perché tanto interesse per quand'è? Forse era innamorata. Innamorata, ma che innamorata. Alle 2 di stanotte è ritornata a riprendersi il suo orologio. Lei dice perché ne aveva bisogno e temeva di aspettare troppo. Forse è vero, capo. Sì, forse, o forse sapeva che era già morto. E se questo fosse veramente gatto, e se in qualche modo anche lei fosse nel giro di Fernand? E dov'era quand'è l'altro ieri? Alle 13:15. Certo, se era all'ufficio postale per la rapina, ha avuto tutto il tempo di tornare qui dopo essersi cambiato d'abito. Eh sì, se almeno Raison avesse parlato. Avanti! Guardi, capo. Ma questo è il vestito che hanno visto all'ufficio postale. E dove l'hai trovato? Nella fabbrica dove lavorava Raison, chiusa a chiave nel suo armadietto con questa tuta. Bravo, bravo. Questo è naso da poliziotto. Bravo. E, cioè, però ti tagli i capelli, eh? Ma capo, per favore. No, te li tagli. Ma quand'è che lo ha ucciso? No. E dove? E perché? E noi non sappiamo ancora niente della sua morte, né di Fernand e della sua banda. Beh, porta anche questa alla scientifica e dia a Meurs che ci mandi uno dei suoi, eh? Lei non torna alla centrale, capo? No, no, è una gran matassa imbrogliata. Ma qui c'è il bandolo. E allora dobbiamo... Beh, te ne vuoi andare? Sì. Ecco. Tu, aiutami, Aristi. Cominciamo a perquisire, su. Thank you.
Aristide, ma che cerchi ancora? La busta. La busta di stoffa porta tabacco. Quella che la madre di Quandè ha visto mettere nella valigia, non si trova. Se fosse qui vorrebbe dire che Quandè è morto qui. E io comincio a non crederci più. Piuttosto, senti, vai di sotto a telefonare, se ci sono novità, eh? Telefona la centrale. Sì, sì, sì. Vai. Felicetta non è di gatta. La signorina Olga aveva ragione. È la pelle. Cioè, coniglio, per dove scappi? Dalla signorina, per rassicurarla. No, rassicurarla di che? Se non sa niente, scusa. Dal momento che le avevamo detto di non muoversi. No, vado io a darle il controordine. Non è meglio se la tranquillizzo io? Scusa, tu sei andata a consolarla diverse volte. Per te è pericoloso, se non sbaglio, anni fa. Tu hai rischiato di farti denunciare per sfruttamento. È una sporca calunnia, non... So benissimo, Fiumetti, ti conosco. Credevi di essere innamorato tu di quella là, eh? Era una brava ragazza. Sì, brava ragazza, sì, era schedata, 3 condanne, 10 fogli di via, così... Vedi, è che ti innamori troppo facilmente, tu. È che sono così solo, commissario Magre. Eh già, e ogni volta che ti senti più solo, tu... E tua moglie, piuttosto... Non la cerchi più? Oh, sì. Quella è un'altra cosa. Ah, l'amerò tutta la vita. E sono sicuro che un giorno la ritroverò. No? Oh, sì, certo. Senti, su adesso. Siediti là. Hai dormito stanotte? Sì, insomma, le mie 5 ore me le sono fatte. Vabbè, allora piazzati qui, eh? E non ti muovere fino a che non ti mando qualcuno a darti il cambio. Si tratta di vedere chi va e chi viene da quelli là. Hm? Sì. Ma... Sarà meglio però che tu sia al buio. Fiumel. Sì. Buonanotte. L'avevamo già incontrati qualche volta uscendo. È un tipo molto gentile. Niente male. Insomma, meglio lui che Fiumel, eh? Che c'entra? Aristide è buffo. Ah, siamo già ad Aristide. Le ho mangiato. Ho mangiato tutta la cioccolata. Non ne ha più uno. Così prese l'iniziativa, ed entrò in camera del signor Richard. E poi? E poiché gliel'ho già detto quello che è successo. Da quell'atto niente di niente. E le dispiace, vero? No, perché? La prima volta, anzi, meglio così. Non vorrà mica aprire la finestra? No, volevo soltanto chiederle. Non le capita mai di buttare l'occhio alla casa di faccia? Dalla matta? Perché matta? La vedesse? Per me è una matta, eh? Mm-hmm. Di qui si vede tutto. È una bella casa. Fa piacere guardarla. Avessi io quelle specchiere, quei lampadari. Che meraviglia. Certi giorni, specie d'inverno, io ci perdo le ore a guardare. Le tende sono sempre spalancate. E la mattina poi? Cos'è che la fa ridere la mattina? C'è che vede quella. Insomma, cammina per la casa senza niente addosso. Ah. Tutta nuda, parola. Certo è una donna ancora... Beh, niente male, per la sua età. Perché? Che età le dà? Oh, i suoi 40 non glieli leva nessuno. Solo che con donne che si curano come lei vada un po' a indovinare. Mm-hmm. E riceve molta gente? Beh, a parte l'amico fisso. Ah, c'è un amico fisso? E vedesse che ragazzo. Per me però è troppo giovane per lei. Certo anche di soldi lei ne deve avere parecchi. Perché è giovane come... Lui? Oh, non ha 25 anni garantito. In quanto all'altro... Ah, c'è un altro? Sì, vecchio.
Che classe quello e che eleganza. Arriva in Bentley con uno chauffeur che è una meraviglia. Mm-hmm. La sua ora è quella del tè, le 5. E si ferma la notte? No, la notte mai. Ma perché mi fa tutte queste domande? Le dispiacerebbe dirmelo? Beh, sì, mi dispiacerebbe, sì. Pazienza. Io sono rassegnata, sa? Non me ne importa niente. No, no, grazie, io fumo la pipa. Proprio come lo svizzerotto. Arrivederci. E nei guai? Ha fatto qualcosa? Beh, glielo dirò poi un'altra volta, eh? Arrivederci. Commissario? Sì? No. No. Signora, non è accaduto nulla. Nel modo più assoluto. Non mi manca nulla. E ha visto lei stesso, no? Porte e finestre sono intatte. Nessun segno di effrazione. La macchina è pronta. Ha detto ad Harry che il commissario vuole vederlo? Il signor Harry è già uscito, madame. Mi dispiace. Ero certa che il mio segretario fosse in casa. Se desidera interrogarlo, lo manderò da lei. Ma non mi pare sia più il caso. Tutto è chiarito, no? Sì, certo, signora Wilton. Il soprabito e il cappello del signor commissario. Mi sembra deluso che non sia accaduto nulla. No, no, per carità, signora Wilton. Meglio così, anzi. Se non si sapesse che la polizia... E quella cosa terribilmente seria, direi che ha voluto farmi uno scherzo. Qualche volta anche la polizia, fa degli scherzi. Ah, sì? Sì, sì, sì. Immagino allora che avrete un grande affare. Beh, ma no, non è questo il caso. Le ho spiegato la circostanza particolare, insomma, di che ladro si tratta. E siccome ha abitato per più di 2 settimane proprio qui di fronte, allora ho sospettato... E così mi sono permesso... Ha fatto benissimo. Grazie. Ha più di un'automobile lei, signora? Ne ho 2. La mia e quella per la servitù. E il segretario? Ah, la sua. Perché? È una macchina sportiva, a giudicare dal motore. Beh, scusi il disturbo, signora. Che dice mai? Le sono anzi grata, riconoscente, per lo scrupolo, l'interessamento con cui tutelate la pace e i beni dei cittadini. Boh, i beni dei ricchi, la vita dei poveri, ci sforziamo di proteggere tutti allo stesso modo, se si può. Commissario? Signora, i miei rispetti. Ah, questi devono avere un gran valore, immagino, un piccolo patrimonio. Sì. È una raccolta di un certo pregio. Mio marito è un appassionato collezionista di bronzi del Rinascimento. Sir Wilton? Sì. Ma scusi, lei non è divorziata? Oh, sì. Ma Wilton è pur sempre mio marito. Ah, giusto, giusto, giusto. Mi scusi il disturbo, signora. Con permesso. Dovrebbe aver ricevuto una dozzina di colpi. È stato aggredito da dietro. E un colpo molto violento gli ha sfondato il cranio. È morto subito. E gli altri colpi? Alla faccia, quando è caduto sul dorso. Ma con che cosa è stato colpito? Ne abbiamo parlato a lungo sulla medicina legale. Di sicuro non si tratta né di coltello, né di chiave inglese, martello, roba del genere. Escludiamo che fosse un oggetto levigato o squadrato. Di sicuro un oggetto pesante, anche abbastanza grosso. Ecco, qualcosa di questo genere, di questa forma, pressappoco. Capito? Una specie di statua, eh? Sì,
È un'ipotesi che ho fatto qui nel rapporto, una statuetta. Ma per l'ora della morte? Fra mezzanotte e le due. Ma piuttosto verso mezzanotte. Vabbè, io la ringrazio molto, dottore. La medicina legale ha fatto un buon lavoro. Arrivederci, dottore. La accompagno. Di nuovo. Calma. Calma, calma, Ambrosini. Respira profondamente e raccontami tutto della signora Raison. L'hai pedinata? No, lei no. Ma come no? Ti avevo detto di seguirla, di vedere con chi si metteva a contatto. Morto Raison, l'unico bandito che avevamo acciuffato, non ci resta che la moglie per sperare di arrivare a Fernand. E la pista di Honoré quand'è? Non sono affari tuoi questi. Tu dovevi seguire la moglie di Raison. E chi le ha detto che non l'ho fatto? Se lei non mi lascia parlare, capo. Beh, avanti, parla, su. È che ho visto subito che era tempo perso seguire quella donna. Lei stesso dice che le sembra estranea a quello che faceva il marito. Così mi sono informato dai loro vicini, Lussac. Non era questo che voleva? Vai avanti, vai avanti. Beh, ho saputo che lui, Jean Lussac, fa il rappresentante di strumenti musicali. Ha un figlio di 2 anni e una moglie carina. Eh sì, proprio carina. Chi ti ha detto di sedere? Siediti. Ambrosini, l'ho vista anch'io, la signora Lussac, non è questo che voglio sapere. E aspetti, allora io ho pensato, sembrano brave persone, sì, però erano amici stretti di un bandito come Raison. E questo te l'avevo già detto io. E va bene, soltanto che secondo me questo Lussac fa troppi lussi per un commesso viaggiatore. Intanto marcia in Mercedes ultima serie. Ah, oh, finalmente una notizia interessante, hai saputo altro? E ieri sera, dopo cena, Lussac è uscito e io dietro con un tassì. Purtroppo all'altezza della porta di Versailles mi ha seminato. Bravo, Ambrosini. Ma è colpa del tassista, capo. Non è voluto passare col rosso. Così sono tornato sotto casa sua a fargli le poste. E l'ho visto rientrare all'una dopo mezzanotte. Vabbè, seguito a stargli alle costole, senza che se ne accorga. Senti, procurati una macchina, firmo io la richiesta. Ma vada a non farti seminare un'altra volta adesso. Stia tranquillo, capo. Io col rosso passo lo stesso. Vabbè. Però tienti informato, eh? Tagliati i capelli! Ma capo! Sì? Dove sta andando? Oh, salve, signor direttore. No, stavo seguendo la mia pista sulla morte di Quandè. Vede... Proprio di questo volevo parlarle. Sì? Il procuratore Dumayot e il sostituto Carnavel ritengono che lei non debba più occuparsi di questo delitto. Ah? E perché? Pare che siano convinti che non c'entri nulla con la faccenda delle rapine. Ed è di questa che sono preoccupati. Le indagini non approdano ancora a nulla e... E la stampa starnazza sempre più. Lo so, lo so. Non penserà che non ne sia preoccupata anch'io, non penserà che non mi domandi anch'io fino a che punto c'entri il delitto quand'è. Scusi, lasci che se ne occupi. Il solito brigadiere Fumel, non è lui l'incaricato. Sì, ma io gli do una mano perché... beh, sì, insomma, la cosa potrebbe portarmi a Fernand, ecco. Potrebbe. Sì. Non è troppo poco. Intanto è sfumato l'indizio del vestito. Ormai è provato che il gangster vestito di scuro era Raison. Beh, un fatto è certo, signor direttore. Anni fa, quando è conobbe Fernand, come si fa dunque a dire che il delitto quand'è non c'entra con Fernand e con le rapine? Sì, forse, non c'entra. Ma io dovrei mollare proprio tutto adesso che mi sono imbattuto in certe persone che potrebbero avere rapporto con l'omicidio del povero quand'è. Sappia allora che sono proprio queste certe persone in cui le sei imbattuto a preoccupare il procuratore. E non solo il procuratore. Ah, cioè ancora molto più in alto. Perché vogliamo fare la commedia fra noi, Maigret? Pare che al ministro sia arrivata una protesta importante che è rimbalzata fin qui ed ha messo in agitazione tutto lo Stato Maggiore. Ho capito l'antifona. Non devo più disturbare la signora Wilton. Stavo appunto per farle un'altra visita, ma... Eviterò di scomodare la signora. È dunque tanto importante il suo ex marito? Beh, direi di sì. Prego. S'accomodi lei, signor direttore. Prego. Grazie.
È stato fatto presente dall'alto che si tratta di un grande amico della Francia. Sir Wilton è uno straniero influente, da non infastidire. Un inglese che preferisce vivere qui piuttosto che dall'altra parte della Manica. E come mai? Preferisce come si vive qui e si sentirà più libero. Si sa, Parigi è Parigi. Beh, libero in che senso? Non è che in Inghilterra non ci sia libertà. Non faccia il collegiale, Maigret. Sir Wilton è un tipo che si è sposato 3 volte e scommetto che ce ne sarà presto una quarta, benché sia prossimo ai 70. Diciamo che non disdegna le donne, dunque. Diciamolo pure. Non disdegna nemmeno quelle da cui divorzia. È rimasto in eccellenti rapporti con tutte le sue ex mogli. Tutte, compresa l'ultima, Florence. Ah, già. Quella che sono andato a scomodare e a cui permette di portare il suo nome, Stuart Wilton. Beh, finché non infrange in maniera grave le nostre leggi la sua vita privata, non ci riguarda. Gli piacciono le donne. E allora? Ma qui ha interessi colossali. Ha avuto persino la Legion d'Onore al merito. Dobbiamo tenercelo buono, Maigret. E il figlio? Quello che ha avuto dalla prima moglie. Ci siamo. Questo è l'argomento che la interessa. Il figlio è stato sposato appena 1 anno ad una bellissima manchè di origine ungherese, Lida Herzig. Poi divorziò. Il padre prima si era opposto alle nozze, ma il figlio si era intestardito. Però, un giorno, che succede? Che il figlio si accorge che sua moglie e il padre... Ah, bella famiglia, no? Si è cercato di mettere tutto a tacere, ma qualche giornale ha parlato. Ora Lida vive a Roma con un principe italiano. Ecco, questo è quello che voleva sapere. Quando le ho detto che il figlio ha un appartamento all'Hotel Giorgio Senk, le ho detto tutto quello che so. E adesso anche lei sa tutto. Però una cosa deve promettermi, di non fare nulla senza interpellarmi. Stia tranquillo, signor direttore. Quando avrò un'idea, correrò da lei. E grazie per avermi avvertito. Prudenza, Maigret. Ah, sì, promesso, promesso. Prudenza. Prudenza. Allora, intesi, Schimmel? Intesi, capo. Devo vedere se nell'interno della Bentley del vecchio Wilton c'è una coperta di gatto selvatico. E devo fare altrettanto con la macchina del figlio. Vabbè, mi raccomando, è discrezione, la massima discrezione. Si fida di me, commissario. Ha visto come ho perquisito casa quando la madre neppure se n'è accorta? È vero. Ma a proposito della vecchia Quandè, strano che suo figlio non le abbia lasciato nulla. Beh, ma Quandè non sapeva mica di dover morire così presto. Ma un nascondiglio per la refurtiva dovrà pure averlo, no? Non è in casa della madre, questo è sicuro. Ho rovistato dappertutto, nei punti più impensati, e non ho trovato né somme di denaro né niente di prezioso. Anche tra i suoi francobolli i nostri esperti non hanno trovato nulla di valore. Eppure qualche francobollo raro poteva rappresentare un buon investimento. Sì, ma non da lasciare in mano ad una vecchia che sa appena leggere. Ambrosini, passa per Rue Moffetard. Dove abita la madre di Quandè? Sì, ci lasci lì, è solo una piccola deviazione. E poi corri a fare le poste al nostro Lussac. Stia tranquillo, quello me lo gioco io. Se lo ti gioca lui, se non ti levi quei baffi finti. Ma guarda un po'. Basta, per favore. Di questo non so niente. Beh, ma per forza doveva rivendere i gioielli, la roba che rubava. E dato che non era uno spendaccione, per forza avrà nascosto il ricavato in qualche posto, certamente. Se i soldi per la casa, signora Quandè, glieli dava di volta in volta, come farà adesso ad andare avanti? Non ho paura. Onore è un bravo figlio. Sono sicura che non mi lascia senza niente.
Non è stato ucciso da un vagabondo. Non è un delitto fra normali e non è stato nemmeno liquidato da un complice. Poi un vagabondo non avrebbe avuto alcuna ragione per sfigurare il cadavere accanendosi sul viso e vuotando le tasche di ogni cosa, compresi i fiammiferi. Un complice ugualmente non l'avrebbe fatto, sapendo che quando è stato in prigione e quindi immaginando che noi l'avremmo identificato dalle impronte digitali. Ma chi l'ha ucciso non lo conosceva e tuttavia aveva una ragione importante per sopprimerlo, capisce? Che cosa devo capire? Che quando sapremo quale colpo preparava quand'è, in quale casa, in quale alloggio si è introdotto, noi saremo molto vicini a scoprire chi lo ha ammazzato. E che non lo farà rivivere. Ah, hai già sguinzagliato i tuoi uomini? E bravo Fimel. Sì, sì, che battano tutte le gioiellerie, gli orefici. Eh sì, perché quand'è non si serviva di ricettatori. E anche trattorie, pizzicagnoli, panettieri. Sì, perché spesso si faceva da mangiare da sé. E cartolerie, librerie. Leggeva, scriveva il nostro uomo. Sì? Eh beh, certo, ci vuole pazienza, ma una traccia deve pur trovarsi. Appena annusi qualche cosa, fatti vivo, eh? Hai capito? Grazie. Va bene, come siamo ridotti. Per potermi occupare del caso quand'è devo far finta che è legato a quello dei rapinatori. Perché non è vero? No, e ne sono convinto da un pezzo. E non gliel'hai detto a loro? Se lo sapessero, archivierebbero subito il caso, perché l'assassinio di un piccolo ladro non conta più per nessuno, eh? Neanche per la giustizia. Mentre la storia dei gangster tiene tutti in agitazione perché ci sono di mezzo gli interessi delle banche, delle compagnie di assicurazione, figurati. Ma scusi, c'è un osso. Insomma, ci sono di mezzo i grossi affari, hai capito? Ecco. Ma la vita di un uomo non è forse il più grande affare di questo mondo? Fortuna che fra poco non sarò più mischiato in queste storie. È la prima volta che ti vedo soddisfatto all'idea di andare presto in pensione. Sì, è un'idea a cui mi vado affezionando, capisci? Vuoi ancora un po' di patatine? Un po' di patatine. Pensa finalmente bere un vinello genuino, magari della tua stessa vigna che la vedi lì sotto dalla finestra. Ora ricomincia a parlare della campagna, eh? Per pensione per me equivale a campagna. Senti, ma mi farai vedere almeno la televisione? Sì, ci si tieni. Io mi accontenterò del giornale, che arriva sempre due giorni dopo. Ma non immagini quanto siano belle le notizie stagionate. È come leggere un romanzo, capisci? Thank you.
Un grog, bollente, mi raccomando. Per il grog siamo speciali noi. Un gettone. A lei, signore. Tenga il resto. Grazie, signore. Un gettone, per favore. Ho dimenticato le chiavi a casa. Speriamo che qualcuno si svegli, se no mi tocca dormire in macchina questa notte. Ambrosini, cercate di sapere che è stata fatta un minuto fa una telefonata dal caffè des Amis. Opera 4343. Ha incaricato la signorina di dirmi che lei non c'è, vero? Le consegno questo, da parte della scientifica, con i miei più saluti. C'è la sua pelliccia di lapin. Ma, ispettore, se è per servizio, se è così, può salire. No, e perché? Se lei non vuole. Arrivederci, ispettore. Addio. Un bagno? Scusi, ma accende? Qui non ho più visto nessuna Bentley, soltanto la macchina della signora e quella della servitù. Va bene, continua. Ciao, sì, sono ancora qui. Niente, sono. E allora? E sono occupatissimo. Capo, l'ho trovata. Ho trovato a chi era diretta la telefonata dicendo il sacco al caffè di San Diego. Cosa hai detto? Ah. Elevati quella sigaretta di bocca! E non si capisce quando parli! Sì. Maledetto vizzaccio! Dicevo che ho trovato a chi era diretta la telefonata di Jean Lussac dal caffè di San Diego. Ci avete messo la giornata per sapere queste cose! Accidenti! Sì. E allora? Dunque, si tratta di un numero appartenente alla zona di Corbeil. Sa, Corbeil, una villa lungo la Senna, no? Di proprietà di una persona che lei conosce molto bene, una certa Rosalie... Pardon, Pourdon. Ah, Rosalie Pourdon, la bella Rosalie.
Eh beh, allora fate sorvegliare la casa e fatevi dare l'autorizzazione per controllare il telefono. Lo fai presto. Allora, senz'altro. Ah, un momento, che c'è di nuovo con Ambrosini? Ha raggiunto gli Usac e compagni al caffè d'Esami e li sta sorvegliando. Vabbè, allora cerca il procuratore, cercalo dappertutto, a casa, teatro, ristorante, dove vuoi, insomma, trovalo. Sì. Dobbiamo fare una riunione subito, che ci siano tutti. Vi devo sfruttare la sorpresa, che siano a disposizione più uomini possibile. Avanti, corri! Ci penso io, senz'altro. Scusami, cara, guarda che stasera... No, ti volevo dire che stasera dovrai cenare da sola e anche dormire da sola. Ma come non vieni a dormire? No, non vengo, se non posso assolutamente, sai, ho da fare, è una cosa molto importante. Ciao, cara. Veramente, signor direttore, non capisco la presenza del commissario Amadier. Non è stato ultimamente distaccato alla Sûreté Nationale? Infatti, in via provvisoria e... Via, via, torniamo ai fatti. Il tempo stringe. Maigret, stava dicendo? Beh, le notizie stanno ancora arrivando, ma posso già dirvi che nella villa di Rosalie Purdon a Corbeil è nascosto un uomo e ho motivo di credere che si tratti proprio del nostro Fernand. Qualcuno l'ha visto? No, no, ma le indicazioni che ho raccolto ci portano tutte a Fernand, soprattutto alla Rosalie Purdon, quella... Certo. Lei la ricorda, direttore? Eccola. Ah, sì, l'amica di Sabatini, il capo della banda dei Corsi. Quello condannato a 20 anni per duplice omicidio. A Marsiglia, non è vero? Sì, appunto, Rosalie allora fece il diavolo a 4. Sì, poi scomparve dalla circolazione. Se non sbaglio. Sì, infatti si era ritirata a Corbeil. E da lì ha continuato a mandare regolarmente lettere e pacche al suo uomo, Sabatini. Ora, nel penitenziario, Sabatini stava nella stessa cella di Fernand. Molto probabilmente, ha colto nel segno, Maigret. Avrà fatto circondare la villa, suppongo. Ma naturalmente, ma di lontano, per non dare nell'occhio. Ma Corbeil non è fuori dalla sua giurisdizione, commissario? Eh? Ah, sì, è fuori. E chi l'ha autorizzato? Signor sostituto, l'operazione si svolge alle dipendenze della Sûreté Nationale. Per mio intervento, su richiesta di Maigret. Per questo, come stavo per dirle, è presente il commissario Amadier. Tutto in regola, Carnavel? Certo, certo, signor procuratore. Insomma, questo è il punto. Abbiamo scoperto che un gruppo di amici di Joseph Raison, il bandito rimasto ucciso nella rapina dei mercati generali, si riunisce ogni sera in un caffè della banlieue e da lì telefonano alla villa di Rosalie. È così che Fernand si tiene in contatto con la banda e dà gli ordini. Ordini di che genere? Per tentare un altro colpo? Per avere la sua parte di denaro, credo. Infatti, ai mercati generali, Fernand non riuscì a scappare con la macchina degli altri. È naturale che si tenga in contatto con loro per avere la sua parte. Ebbene, se non li arrestiamo tutti stasera, rischiamo di non beccarli più. Come intende fare, Maigret? Glielo dirà il signor direttore. Se permette, io e il commissario Amadieu ce ne andiamo. Tutto è pronto, non c'è tempo da perdere. Signor procuratore, signor sostituto... Deve capire, signor procuratore. Allora? Niente di nuovo. La scientifica non aspetta più. E perché? Deve partire, deve fare un viaggio urgente. Aspetta lì, non ti muovere.
è andata a chiedere consiglio a Fernand. Ma che pazienza, io qui mi devo squagliare. Di un po', come è venuta in mente a Jules tutta questa smania di partire? Ma anche i fatti suoi a cui pensare, no? D'accordo, e non ti scaldare. Digli piuttosto di non perdere la calma, che tanto la barca non la comanda solo Luisa. Sì, Rosalie, ma io devo squagliarmi, hai capito? Bene, comunque devi di stare tranquillo. Domani ci saranno novità, sicurissimo. Ha riattaccato. Passami a Madie. Pronto? Commissario Madie? Qui è la Pointe. Qui a Madie. Siamo a Corbeil, pronta a entrare nella villa. Aspettiamo conferma, squadra Maigret. Dia ad Amadieu che vada pure, io mi muovo in questo momento. Bene, andiamo. Operazione di polizia. Ecco, finito tutto. Ci scusi, eh? Scusi. Cosa si dice? Cosa fai? Andiamo? Andiamo. Sì, sì. Sì, signor procuratore. Li abbiamo presi tutti. Li ha interrogati? No, non li ho ancora interrogati. Li ho divisi, aspetto che vengano anche i due di Corbeil. Benissimo. Perfetto. Comunque sia prudente, Maigret. Quelli sono pronti a dire che li ha seviziati. Seviziati io? Ma solo un poliziotto stupido, senza fantasia né umanità, può ricorrere a questo per sapere le cose. Sarei un poliziotto del genere io? Per carità, non intendevo. Lei, anzi, beh, sa come sono le nuove leggi. Ma le nuove leggi mi vanno benone, sa. Il poliziotto deve avere un totale rispetto del cittadino. Non sono le nuove leggi quelle che non mi vanno, ma il modo di non farle funzionare. Questi dottori che badano alla carta invece che alla sostanza. Maigret. Mi scusi lo sfogo, stia tranquillo, signor procuratore. Tutto sarà fatto secondo le regole. Buonanotte. Buonanotte. Avanti. Capo. Hanno portato la signora Lussac. Che ore sono? È quasi mezzanotte. Vabbè, falla passare. Sì. Signora, si accomodi. Si segga, signora. Prego. Si accomodi. Quale assistente sociale hanno mandato per il bambino della signora Lussac? La Morin. Denise, sì, lo può stare tranquillo, signora. Guardi, avrà cura di suo figlio come potrebbe avere lei. È un'ottima assistente. Ho visto, sì. Grazie per la premura. Prego. Suo marito si chiama Jean Lussac e fa il rappresentante
di articoli musicali, vero? Sì. Ma lui dov'è? Gli è successo qualcosa? Dopo che Joseph... Ah, vuol dire Joseph Raison? Sì. Mm? Joseph e sua moglie erano nostri amici. Siamo di Rimpetai. Joseph Raison e suo marito uscivano spesso insieme? Mm? Qualche volta. Ma da quando Joseph è morto? Teme che succeda lo stesso a suo marito. Così? Ma dov'è? È qui? Ferito. No, non è successo niente. Posso vedere? No, segga, signora, non subito, segga. Perché? Lo capisco, sa perché interroga me. Pensa che sia più facile far parlare una donna. Pernod è stato arrestato. E chi è? Non sa davvero chi è Pernod? No. Mio marito non me ne ha mai parlato. Ma suo marito è in contatto con qualcuno, però. Quello che so è che c'è qualcuno che dà gli ordini, non so altro. Tranne che non è stato Jean a sparare. Gliel'ha detto lui? No. Ma Jean non era fatto per quella vita, si è lasciato trascinare. E poi quella macchina. Si era messo in testa di comprare la Mercedes. Ha firmato delle cambiali. E poi è venuto il momento di pagarla. Ma perché mi metti le mani addosso? Lasciami stare, ti ho detto! Non mi devi toccare! Mi aspetti nell'altra stanza, signora, mi scusi. Più caro. Venga, venga, signora. Te lo potevi aspettare, no? Io non c'entro con le vostre sporche faccende di poliziotti! Ah, dai, che abbiamo cominciato la carriera insieme, va? Birro schifoso! Io non ho voluto spartire mai niente con voi altri! Portatela di là, in quella stanza lui fuori. Lasciami! E sorvegliate! Birro schifosi! Fatemi perdere! Tu vieni con me. Ed è più pericolosa di te. Graffia e morte, accidenti. Entra, Pernod. Voi aspettate fuori. Ho l'impressione di esserci già capitato in questa stanza. La mia stessa impressione, Pernod. Ma siediti. Dimmi subito una cosa. Hai sempre il solito avvocato? E come no? L'avvocato cambia. Ah. Io sono fedele. Vuoi che lo chiami? A me non fa né caldo né freddo, cosa da dirgli? Ma se vi diverte buttarlo giù dal letto... Allora, Luca, scusa... Siga. Fai chiamare l'avvocato Gambià e poi... Siga. Avverti Merz per la prova della parafina. E fa subito perquisire le abitazioni. Siga. Intanto discorriamo un po', eh? E perché no? Delle corse dei cavalli? Cosa ci facevi ai mercati generali? Diavolo, so che ti hanno visto, ci sono i testimoni. E parla, disgrazia! No, non ti inquietare, finirà per parlare con le buone. Dopotutto è un uomo ragionevole, no? Cosa credete, che io non vi capisca voi? Poveretti, avete preso un granchio e adesso siete un po' nervosi. Amadio, gli tolga le manette. Luca? Sì, capo, vieni, porta dentro. Andiamo. Ehi, lo riconosci? Io? Mai visto. Sta a sentire. La voce di quest'uomo la riconosci? Posso sbagliare, ma credo che sia la voce di Jean Lussac. E allora? Beh, a Jean piacciono molto le donne.
Allora? Niente. Il giudice che non aspetta più. E perché? Deve partire, deve fare un viaggio urgente. Aspetta. Questo che parla non sei tu? E con questa? Ma Rosalie, la conosci o no? Beh, potrò avere tutte le amanti che mi pare, no? Solo vi pregherei di non dirlo a mia moglie. Io telefono a Rosalie tutte le notti. È fuori di casa. Voi mi capirete. Lubier! E così Fernand non lo conosci neanche tu, eh? No, no, subiamo. Lucia, sei stanco, indispettito, ma dominati, eh? Non tieni niente così. E tu cosa facevi al caffè des Amis? La partita. E Lussac come lo conosci? Gli ho venduto la Mercedes e deve ancora finire di pagarla. Ma commerci in macchine? Ho un garage a Puteaux. Ah, tu hai un garage a Puteaux? Lo riconosci, signora Lussac? No. Ed io cosa vado dicendo da più di due ore? Non ho mai visto né conosciuto nessuno di quelli. In quanto a Rosalie, sono uscito dal penitenziario senza un soldo. Un compagno mi dice, se ti serve qualche cosa vai a casa della mia amica. E io cosa dovevo fare? Dormire sotto i ponti? Di la verità, Jean. Mi hanno garantito che se dici la verità ne terranno il massimo conto. Jean! Ma che verità vuoi che ti dica? Che ho un amante? Ebbene, sì, è vero. È vero. È vero. Ti chiedo perdono, ma è così. Sono un disgraziato. Ti ho tradito, Jacqueline. Ma non ho fatto altro, ti giuro. Jacqueline! Dei peli del gatto? No, ancora no. No? Ma hanno riconosciuto la fotografia di Quandè. Ah, sì? Ma chi l'ha riconosciuta, scusa? Io avevo distribuito la fotografia di Quandè ai miei uomini e l'avevo passata anche agli altri commissariati. Ah, sì, questo lo so. Beh, e allora? Un agente ha finito per infilare la strada giusta. Una piccola trattoria in fondo a Rue Caulaincourt. Lì hanno riconosciuto subito Quandè. Era un cliente abituale. Ci andava spesso con una donna. No, con una donna. E da molto? Sì, da qualche anno. Li chiamavano gli innamorati di mezza età. Pare che passassero le ore a guardarsi e poi uscivano tenendosi per mano. Quandè faceva di queste cose. E da qualche anno. Senti, ma conoscono una donna? Sì, il cameriere la mattina all'incontro ogni tanto
al mercato vicino. Così ho fatto indagini e ho trovato dove abita. Fa la modista. Si chiama Evelyn. Evelyn Schneider. Andiamo a vedere, eh? Commissario, lei avrà da fare qui, sarà occupato. Ho saputo che stanotte ha avuto una nottataccia, c'è stata battaglia. Sì, è appena cominciata, sai. E i nostri eroi, i loro avvocati sono ossi duri. E stasera alle 10 scade il fermo di 24 ore. Se nel frattempo non troverò il modo di incastrarli, li dovrò rilasciare. Allora, commissario. Allora che? Dimmi un po'. In che ore sono adesso? Sono le 7:20. Ah sì? Vabbè. La battaglia non comincerà prima di 2 ore. Mi aspetto da un momento all'altro una telefonata del sostituto Carnavello. Caro Maigret, il caso Quandè non è più di sua competenza. Ma prima che me lo dica lui, vado a sistemare una cosetta. Dopotutto Quandè lo conoscevo da 20 anni, era quasi un amico. Andiamo con lei. Ho sempre avuto il presentimento, sempre. E come mai? Non so. Eravamo troppo felici. Le parlava mai, onore, del suo lavoro? No. E lei non gliel'ha mai chiesto? Qualche volta. Ma non potevo essere indiscreta. Sapevo che spesso doveva partire. Una volta gli chiesi di sua madre se era viva. Diventò rosso. E allora pensai che vivesse con me. Non gli ha mai chiesto di sposarlo? No. Perché avrei dovuto farlo? Se lui non me lo chiedeva era certo per la madre. Ci sono molti più uomini di quanto non si creda che non si sposano a causa della madre. E arrivano a 40 anni che sono davanti a noi, come dei bambini. Forse era proprio il caso di Onore. Mi scusi, signorina, se sono indiscreto, ma Onore le dava mai del denaro? Sì. Tante volte ha cercato di darmene, ma ho sempre rifiutato. Faccio la modista, ho una buona clientela. Comunque, per non dargli l'impressione che vivesse alle mie spalle, il tempo che stava qui, accettavo metà dell'affitto. Avete fatto qualche viaggio assieme? Sì. Una volta siamo andati a passare le vacanze in montagna, in Savoia. Ricordo che mi fece vedere le Alpi svizzere. Là c'è il mio paese, diceva. E poi siamo stati anche sulla Costa Azzurra. Senta, lei non è più una bambina. Ho quasi 40 anni. E non si è mai chiesta nei 10 anni che l'ha conosciuto in che modo vivesse? Sapevo che commerciava in francobolli. E non sospettava che avesse altre risorse, un'altra specie di attività? Hm? Ma quale? Lei lo sa. Allora mi dica, cosa faceva? Faceva il ladro, signorina Evelyn, il ladro di professione. Lui? Hm? Onore, ma non è possibile, non ci crederei nemmeno se lo vedessi. Onore non... No, le dico che ha rubato tutta la vita, dall'età di 16 anni. Quando era a Losanna finì il riformatorio, da dove scappò per arruolarsi nella legione. Questo sì, me l'aveva detto, quando notai il tatuaggio che aveva sul braccio. Però non aveva detto che aveva scontato 2 anni di prigione. Io, signorino, lo conoscevo bene, non ero un ladro comune, questo no. Non aveva complici, non frequentava l'ambiente. Conduceva una vita ordinata, i suoi colpi li meditava a lungo, poi tutti in case ricche. E non aspettava che la casa fosse vuota, no, voleva cogliere la gente nella loro intimità. Vede, uno psicologo potrebbe spiegarglielo meglio. Mi dica, se può,
Non aveva mai ucciso nessuno, vero? Mai. Glielo posso garantire, mai. E lui? Chi l'ha ucciso? La polizia? No. Allora, quelli da cui era andato per rubare? Beh, non lo sappiamo ancora con certezza, signorina Evelyn. Beh, adesso mi stia bene a sentire. Noi non siamo qui ufficialmente, non abbiamo nessun mandato. Voglio dire che lei aveva tutto il diritto anche di non farci entrare. Adesso non so se mi capisce. No. Non mi capisce. Insomma, tutto quello che lei mi ha detto non figurerà. Ma sappia che quando si saprà del suo legame con Honoré, verranno ad interrogarla ufficialmente con un regolare mandato. E io cosa dovrei fare? Beh, voglio dire che allora sarebbe troppo tardi, che se lei nel frattempo fosse... Beh, insomma, il suo Honoré non le ha lasciato nulla qui, che so, non so, dei vestiti, altri oggetti, eh? Sì, qui c'è la sua valigia. Ecco, vede, ecco, c'è la sua valigia. È normale, stando con lei così sovente, è naturale che abbia lasciato qui una valigia. Con le sue cose più importanti e più delicate. Immagino che abbia lasciato anche le chiavi, autorizzandola ad aprirla nel caso poi gli capitasse qualche incidente. No, veramente no. Non mi ha lasciato le chiavi, ma se vuole potrei... No, per carità, io non ho alcuna veste per farlo. Volevo solo dire che non mi stupirei se nella valigia ci fosse qualche cosa, non so, del danaro, dei preziosi, non so, francobolli. Se non proprio un testamento, sa, una lettera, non fosse altro che per avere cura di sua madre in caso di disgrazia, lei mi capisce? Ecco, lei è in un certo senso libera di farne quello che vuole. Commissario? Sì. Senta, prima però che qualcuno della polizia torni qui ufficialmente, perché allora, signorina, allora sarebbe troppo tardi. Voi non siete contro di lui, contro Honoré. Grazie. Beh, faccia forza, signorina, eh? Su, su. E non dimentichi quello che le ho detto, eh? No, cara signora Maigret, e no, che lo vuoi farci? Il pranzo lo sto facendo. No, stai tranquillo. La cena? Beh, la cena dipenderà da questo signore e dai suoi amici. No, non aspettarmi, ciao. Allora, Paolo, ti ripeto che ormai lo sappiamo chi ha sparato e ti conviene dire subito la verità. Ma di che spari parla? Pronto? Alla buona. Cosa? Tutto il malloppo. Tutto, non manca nemmeno un soldo. Ma qua sotto il tetto di una macchina. Nel garage di Lubiera Puteau? Magnifico, la poi, magnifico! Per te è finita, Fernò, questa storia. E anche per me. Senti, Luca, avverti il direttore, di che prenda lui le congratulazioni. Io me ne vado a casa, finalmente, a dormire. Voglio il mio avvocato. L'avvocato. Glielo dica anche lei, signora Maigret. Deve essere lui a comunicare la cosa al procuratore e a tutti. Signor direttore, veramente io non... Mi scusi, signor direttore, hanno suonato. La prego, Maigret. No, senta, la prego io, direttore. Due notti in bianco, andiamo. Non sono più un giovanotto. Ha fatto 30, faccia 31. Sì. Farà tutto un sonno stasera.
No, la maggior parte dei complimenti spetta a lei, io mi sentirei un usurpatore. No, prego, si accomodi. Maigret. Oh, Maigret, c'è... hai qualche cosa da dirmi? Sì, ho rintracciato la coperta di Gatto Selvatico. Bravo, bravissimo. Vieni avanti, allora, grazie. Dov'è questa coperta? Non lo so, commissario. Io ho paura che non esista più, però è esistita. Il garagista di Rumerbef l'ha veduta alcuni giorni fa. E così anche il benzinaio, il giorno stesso in cui venne ammazzato Quandè. Lo sente, direttore? Stiamo sfondando su tutti i fronti. Forse abbiamo in mano l'assassino di Quandè. E dove l'hanno vista questa coperta? Nella macchina di quel giovane che la signora Wilton fa passare per suo segretario. Come? Fa passare per... Sì, perché non è il suo segretario, no, è il figlio di Sir Wilton. Il figlio di Sir Wilton? Sì. E tu spiattelli una notizia con quella faccia da funerale, una notizia così importante, dico. Ma... Andiamo, Fumel, questa è la volta buona che ci scappa la promozione. Sai? Ma che, commissario, sì. No. Sarà già molto se non mi rispediscono a regolare il traffico, altro che promozione. Perché cosa è successo? Il rapporto sull'inchiesta Quandè che avevamo scritto per il signor procuratore, il signor procuratore l'ha fatto leggere al sostituto Kernavel e mi hanno fatto chiamare immediatamente. Non mi vanno i sospetti contro i Wilton, immagino. Avrebbe dovuto vedere che faccia hanno fatto. Gliel'avevo detto, Maigret, di usare la massima prudenza. Sì, vabbè. Vabbè, non ti preoccupare, Fumel, adesso ci penso io. No, sì. Signora Maigret, preparami il vestito. Ma che cosa vuoi fare? Niente, caro, ti ho detto preparami il vestito. Dai, stai tranquillo, Fumel, non c'è niente, vedrai. È così. Mi ascolti, Maigret. Che c'è? L'affare Quandè non è più di sua competenza. Ormai è provato che non ha niente a che fare con le rapine. Beh, per l'appunto, adesso ci ho tolto di mezzo quei banditi, proprio adesso ho il diritto di occuparmene, no? Ma che cosa hai in mente di fare? Combattere contro i mulini a vento. Lo so, signor direttore. Mi scusi, permesso. Riassumendo, lei, signor commissario, accusa la signora Wilton e il figlio di Sir Wilton di aver ucciso Honoré Quandè. No, io non formulo accuse ancora, no. Ma se mi si lascia mano libera, ho molte probabilità di trovare tutte le prove. Mano libera? Sì. Ma signor commissario, si rende conto? Maigret, come e perché la signora e il giovane avrebbero ucciso Quandè? Io lo vedo come fossi stato presente, signor procuratore. Quandè entra nella villa. Lui non ha mai avuto bisogno di chiavi e di complici. Entra e lui va a colpo sicuro dove c'è quello che gli interessa. Ma per la prima volta nella sua vita il ladro fa rumore. E allora, non so, gli casca un oggetto, una sedia, lo sentono, lo scoprono e lo fanno fuori. Perché mai? Bastava immobilizzarlo e poi chiamare la polizia. No. La signora e il figlio di Wilton non potevano affrontare lo scandalo. Sir Wilton avrebbe scoperto la loro tresca... E tutti e due campano col danaro del vecchio. Beh, in sostanza, lei afferma che tra la donna e il giovane... No, signor sostituto, no, io non affermo questo. Può persino darsi che il pudore sia salvo, ma è certo che fra di loro ci sono interessi comuni. Ecco, domandi al signor direttore. Lui si è informato sull'usanza di quella gente. Per mettermi in guardia, è vero, direttore? Per il vecchio... La sua ex moglie e il figlio non si conoscevano nemmeno. Confessare di essere stati in casa di notte, insieme, significava perdere il protettore e il suo denaro. Per questo non potevano chiamare la polizia. No, io non accuso il giovane di aver voluto uccidere Quandè. No, deve averlo aggredito per scacciarlo. L'ha colpito con una delle statuette di bronzo del salotto. Quando è caduto, morto, poi bisognava liberarsi del cadavere e ad evitare che, riconoscendolo, si potesse arrivare a loro, così lo hanno sfigurato con quella statuetta. E poi... Nessuno di voi mi crede, vero?
capirà che la sua tesi, non chiamiamola accusa, è molto grave. È grave e senza prove. Ma una prova ce l'ha data il commissario. Eccola qua. Già, tre peli di gatto selvatico. Per ridicoli... Per ridicoli che possono sembrare, potrebbero essere una prova. Sono stati trovati sul cadavere, appartengono a una coperta da viaggio che si trovava nell'auto di Wilton Figlio. Con quella macchina probabilmente è stato trasportato il cadavere. Ma stranamente questa coperta non si trova. Vabbè, l'avranno distrutta. Ma quella è gente ben consigliata, favorita. Non è vero, signori? Negre, la prego. Beh, insomma, stringi stringi di tutta la sua ipotesi, resta ben poco. Già, tre peli di gatto selvatico, eh? Beh, caro Maigret, io... Caro signor procuratore, per carità, capisco benissimo. Anzi, era tutto previsto. Però, se riprendessi in mano l'inchiesta e senza guardare tanto per il sottile, se andassi a casa Wilton a dire quattro parole alla bella signora, se andasse a prelevare il giovane Wilton per un incontro a quattro occhi, beh, non credete, signori, che in un paio di giorni salterebbero fuori tanti di quei peli di gatto da mandare qualcuno in galera e qualcun altro magari esercitare il suo ufficio in provincia? Maigret, la prego, non è il caso. Beh, non tema, non tema, non tema, signor procuratore, non tema, sono soltanto parole. Per dargli più forza sarei tentato quasi di dare le dimissioni, seduta stante. Ma sarebbe un gesto sprecato per uno che è vicino alla pensione. E io non sono più così ingenuo. Anche se lo volessi, chi mi permetterebbe di fare giustizia creando scandalo sul nome di un potente? Vero, signori? Arrivederci. Ah, dimenticavo. Signor procuratore, è stato trovato tutto il denaro rubato dai rapinatori. No. Sì, gli arrestati hanno confessato, l'inchiesta è chiusa, riceverà il rapporto dal signor direttore. Lei aveva ragione. Beh, oh. Complimenti. Sì, grazie. Cos'è? Ah, questo non è niente, è un ricordo. Ricordo di un amico. Ah, un'ultima cosa, signor procuratore. Le sarò molto grato se appoggerà la mia richiesta di promozione del brigadiere Fumel. Come avrà sperimentato, è uno dei migliori elementi della polizia. Signor procuratore, signor sostituto, direttore. Sono venuto a portarle questa... E l'ultima pipa di suo figlio. Grazie. E grazie di tutto. La signorina è venuta per... Ho seguito il suo consiglio, commissario. No, beh, consiglio no. Guardi, io non le ho dato un consiglio proprio. Ah, sì, sì, certo. Comunque, la valigia è qui. Ah, bene, bene. Arrivederla, signora. Arrivederla. Signora. Come vede mio figlio? Già, appunto. Arrivederci, signora. Cosa fai qui? Ero venuto per la signora. Signorina, andiamo, ti farò questo il momento, il luogo, andiamo, scusa. Con i delinquenti ci sai fare, ma con la penna e con le donne c'è un vero disastro, sai? Io un bravo ragazzo. Ma cosa sono? Non è una meraviglia, eh? Guarda, la vigna proprio sotto casa, ti alzi dal letto e vendemmi, hai visto? Comoda, eh? E guarda questa qui. Ah, non è un'occasione, questo è un modesto affitto da pensionato statale, guarda che interno, meraviglioso. Ma sei proprio un bambino, Maigret. Eh? Ti sei attaccato a questa idea della campagna con l'ostinazione di un bambino.
Ne parli come se fosse un capriccio, andiamo. Insomma, ragioniamo, vuoi? Sì. Tu hai fatto sempre il tuo lavoro con la passione e con l'abilità che tutti ti riconoscono. Ma hai avuto anche tante soddisfazioni, mi pare, no? E questo lavoro adesso non lo sopporti più. Non so, a Parigi tu sei stato considerato quasi come un re. E ora scopri questa insofferenza per la città. Ma perché? È per il mondo che è cambiato? O forse perché sei tu che invecchi? No, sono domande da farci, signora Maigret. Andiamo. Certo che invecchio. E allora, scusa, non è meglio invecchiare tranquillo fra le cose che ti sono familiari, senza cambiamenti, preoccupazioni. Maigret, lascia perdere la campagna. No, mia cara, no. Perché, vedi, signora Maigret, non è grave invecchiare. L'importante è non averne la sensazione. Sì, e in campagna ci sembrerà di cominciare da capo, vedrai, sì. Avremo una nuova casa, dei fiori, frutto, un buon vino nostro. Sì, lo so. Lo so come la pensi tu, Tu zapperesti, faticheresti come un vero contadino pur di realizzare quello che ti sei messo in testa. Sei sempre stato un testardo e un prepotente, lo sai, Ma poi guarda, lasciamo andare. Tu lo sai già come va a finire. Come va a finire? Finirà che io, come sempre, ti darò ragione. Ci sei tu, la sera non so più cosa far da mangiare, la notte dove appoggiar la testa per dormire, se non ci sei tu. La casa è troppo grande ed io da sola non ci resisto più, corro a cercare un amico che non abbia niente da fare e voglia star con me a sentirmi parlare di te. Se non ci sei tu, non me ne importa più di riordinare il letto, di scegliere un vestito nuovo, non mi importa più. Io mi sento giù, poca voglia ho di lavorare. Mio Dio, come mi sto lasciando andare.